È una bella giornata questa per gli agricoltori qui della zona. Si sono dati appuntamento domenica scorsa, 18 novembre, nel piccolo borgo di Candelara, nel comune di Pesaro, più di 50 agricoltori che a bordo dei loro trattori hanno insediato l'intero paese. Lei da quanti anni è agricoltore? Dal 2000 ad oggi sono agricoltore io con due figli che seguiamo un'azienda di 100 ettari circa. Come è cambiata nel tempo l'agricoltura? L'agricoltura è cambiata notevolmente. Adesso purtroppo è un'agricoltura più estensiva, meno diciamo remunerativa per quanto riguarda il reddito pro capite delle persone. E appunto sulla situazione e sul futuro dell'agricoltura se ne è parlato in un convegno con gli assessori e i consiglieri regionali insieme ai rappresentanti delle associazioni agricole di categoria. Siamo oltre il 90% della spesa impegnata in bandi per quello che riguarda il PSR sulla somministrale, che riduce al 70% visti i nuovi finanziamenti, 160 milioni per quello che riguarda il terremoto. È in una zona, quella appunto litoranea, dove c'è una riflessione per quello che, come sono stati i bandi, come sono andati, per capire bene le correzioni che sono state fatte, importanti, se hanno portato miglioramenti in questa zona, e per capire anche, la cosa più importante, come impostare la nuova programmazione, perché comunque va data una risposta non solo a dove le problematiche sono più accentuate, quelle dell'area interna, ma in tutto il territorio marchigiano, soprattutto in quello provinciale, in questo caso la provincia di Pesaro. L'evento si è poi spostato nella chiesa di Candelara, dove il parroco Don Giampiero Cernuschi ha tenuto una messa di ringraziamento seguita dall'offerta dei prodotti agricoli della terra all'altare. A conclusione della celebrazione eucaristica, la tradizionale benedizione dei trattori. Non sono tanto i mezzi che sono da benedire, ma soprattutto il lavoro dell'uomo, come ci insegna anche la Sacra Scrittura, e che Gesù, prima ancora della sua missione, lavorava nella bottega del falegname, così recita il Vangelo. Ecco, siamo quindi davanti a un grande dono, ma che ha anche una grande responsabilità, quello di custodire il creato, proprio come ha detto il Papa nella giornata mondiale del creato del primo settembre. I frutti della terra sono un bene di tutti, per questo che anche l'agricoltura deve essere al centro delle politiche sociali ed economiche, non solo del nostro paese ma del mondo intero. La giornata si è poi conclusa con un pranzo tutti insieme. Cercheremo di riproporre il prossimo anno, è stata una giornata costruttiva per noi agricoltori, per la zona qui litorale, è andata benissimo, anche se ha mancato qualche agricoltore per motivi di semine e via dicendo, comunque il prossimo anno certamente la rifaremo.